Le terzine di ottavi, in particolar modo, sono costituite da un gruppo di tre note, precisamente di ottavi. In un movimento da un quarto noi sappiamo che possiamo inserire massimo due ottavi, ma ponendo un 3 al di sopra di questo gruppo di note ed inserendo un altro ottavo, avremo appunto la terzina di ottavi. Stessa cosa accade per le sestine. In questo caso abbiamo 6 note invece che 3 e sopra il gruppo si pone il simbolo del 6.